Purtroppo sono arrivato qui e questa è la grandissima casa. C'era scritto, credo che lei possa sentire i tuoi passi. Sto sentendo un rumore? Terrò la spada in mano, giusto per sicurezza. Ah! Brutta schifosa puzzola! Puzzola che non sei altro! Che mi sta cacciando? Ho solo mezzo cuore, vattene via oppure te ne pentirai amaramente. Questo è il canto del chihuahua, sai? Basta, vai via! Non ti conosco, tu non esisti. Tu sei solo nella mia immaginazione, lo sai questo, vero? Tu non esisti realmente. Questa è la cosa più brutta da dire ad un fantasma. Dovete dirgli così. Così infatti diventa veramente la vostra immaginazione, eh? Sei solo la mia immaginazione, tu non esisti. Ah, adesso non ci sei più, infatti. Vedete? Ha funzionato. È sempre un ottimo consiglio questo. In realtà, loro hanno paura se tu gli dici così. Ho un'armatura in pelle. Beh, almeno questo... direi che può essere utile. Fantasmi mi stanno un po' sul cavolo. Dovete sapere questo. E voglio fare una sfida adesso con questo fantasma. Sopravviverò qua adesso per ben altri 5 minuti con un fantasma che mi sta dando la caccia. Vieni qua, fatti vedere. Dato che sei così forte. Ho sputato, credo. Allora... dove sei, fantasma? Credo che comunque le cose siano invertite. Non doveva andare così, vero? Vabbè, ma sapete che noi siamo un po' diversi. Fantasmino? Ah, c'ho un segno che mi indica che sei qua vicino, nei pressi, eh? Vorresti provare la mia spada? No, aspetta, cosa? Ho un dubbio in questo momento. Ho un dubbio, un po' sus questa situa. Fantasmino, ti sei presentato. Qua c'è il cimitero. Qua c'è anche una chiave per poter uscire. Cioè, nel senso, ci servono le chiavi, chiaramente. Ah, oh, brutto. Marta, richiama il tuo scagnozzo, ok? Marta, questo è tuo cugino? Ecco, questo invece è il nonno di Marta. Marta, per favore, richiama i tuoi parenti. Per favore. Sono diventato io, Marta. Marta, questo è tuo padre. Tuo padre è proprio brutto. Tuo padre ha... Sono stupidino. Marta, adesso ho bisogno del cimitero, perché devo andare a sconfiggere i tuoi parenti. Lasciami perdere. Non ho ancora visto tua nonna però, Marta. Vorrei proprio vederla, vediamo. Ah, non c'è qua. Forse qua è tua nonna. Eccola, che bella che è. Una chiave, ho trovato una di queste chiavi. La chiave del basamento. Dunque ci deve essere un basamento in questa chiave. Cioè, in questa casa. Dovrebbe essere sotto, quindi. Cioè, dico sotto la casa proprio. Dobbiamo andare alla ricerca del basamento, perché potremmo partire da lì per capire effettivamente dove altro sono le chiavi. Dunque dobbiamo trovare una scala che porta sotto. Niente, perché sto salendo? Il basamento deve essere sotto. Credo che Marta sia vicina. Ho questa strana sensazione. Via, via. Scusami Marta, Marta, vattene via. Guarda che non giochiamo più a nascondino io e te. Non giochiamo. Io non ti do più il diario. Non ti do più nemmeno la penna quando devi scrivere sul diario la nota che la prof ti ha dato. Ok? Oh, non siamo più compagni di classe io e te. Chiaro, Marta? Vergognati. Ti pare che devo ricorrere alla magia? Non si può più dire quella parola. Ragazzi, ho trovato il basamento. E in questo video continuerà a non vedersi niente. Ma ditemi se vi piace questo effetto di cecità, perché io ho i miei dubbi. Ho i miei seri dubbi e anche giustamente, no? Perché comunque Marta continua a darmi questo effetto, ma a me dà molto fastidio. Bene, bene, bene. Tecnicamente ora Marta non potrebbe più farmi niente, perché ho la mela d'oro. Certo, mi può ancora dare l'effetto di cecità, giustamente. E, oltre alla mela d'oro, però, come ben vedete, ho anche il totem del non morto. Quindi Marta probabilmente che si trova qui sotto nel coso, che però anche è un po' stancato. Cioè, vi devo dire un pochino la verità. Stancato! Davvero troppo. Forse riesco a scappare, forse riesco a scappare. Via, via, via da qui. Oh, sì. Che bello, finalmente sono riuscito a scappare da questa mansione schifosa. Via, maledetta mansione, non ti voglio mai più vedere. Potessi, guarda, bruciare per me. E iscrivetevi al canale, lasciate like. Ci vediamo al prossimo video.